Andiamo, sei pronto? Prego. Wow! Sono i maestri del fashion style e sono pronti a svelarvi i segreti dell'eleganza. Dispensatori di preziosi consigli cercheranno di valorizzare la vostra immagine. Carla ed Enzo sono loro che urleranno a tutta Italia. Ma come ti vesti? Prego. Grazie. Ti guardavo mentre scendevi in questo blu che ritorna dal pantalone al dentro della camicia, al bottone e finisce con questo fularino perfetto. Come sei gentile, oggi mi sento blu inside. Wow! E tu, ma questi occhiali con questa collana rossa? Enzo, allora, no, come sai, di solito siamo abituati a lavorare per le ragazze, no? Noi due per le ragazze, per la ricerca della loro bellezza esteriore, che poi è tutto, no? Enzo? A volte ci riusciamo. Facciamo dei bei capolavori, mamma mia, miracoli! E invece oggi presentiamo a tutti voi un caso un po' speciale. Parliamo di Blady. Blady è un ragazzo 29enne, però ancora un po' adolescente. Guardiamolo un po', secondo me. Oddio, aveva un outfit terrificante. Quella maglia verde, delle scarpe verdi. Con scritto Papa Style. Ti prego, Enzo, aiutaci. Aiutaci. Ma ve la ricordate quella volta mentre preparavamo il primo maggio in cui, non mi ricordo chi, gli chiese di alzare le braccia. Cosa venne fuori? E non mi riferisco alla scella pezzata, Ci si mette le trapunte al collo adesso? Mm-hmm. E i pantaloncini azzurri così primaverili? E le scarpe adatte per andare a fare le scampagnate sui ciottoli, E quella borsa, quel maglione, tutte e quattro le stagioni insieme proprio, Manco fossi una pizza! Un delitto per gli occhi, ma non ti vergogni? Dio, perdonalo, perché non ha minimamente idea di quello che indossa. Eppure se lo mette lo stesso. Oggi due personaggi perfetti come noi faranno miracoli, ne sono certa. Guarda, per come mi sento oggi potrei trasformare un porcellino d'India in un principe. Wow. Andiamo a vedere il personaggio di oggi. Ma dove? Nella sua stanza. Oh. Andiamo! Ed ora ascoltiamo un'esperienza di Eli e Chiara. C'era la guerra, ma anche quando c'era la guerra si vedeva che l'amore c'era. Noi donavamo tutto. Donavamo tutto, quello che ricevevamo, la provvidenza c'era sempre. Un giorno abbiamo ricevuto un dono speciale. Ah sì, sì, ricordo. Abbiamo ricevuto questi pantacollant. Non lo so, erano una specie di calzamaglia da attore. Coprente, semi-coprente. Sì, insomma, era molto stretta. E abbiamo deciso di donarla a chi ne aveva bisogno. Sì. Insomma. E abbiamo scoperto che un certo Lady, uno stilista, sì. Questo stilista li ha presi lui. E li ha messi insieme. Cioè, ha un paio di pantaloncini, li ha chiamati Pantaleggings. Che ora io non posso, cioè non ho un giudizio come il suo. Lui è uno stilista, sì, io sono un po', io insomma, però erano un po' guardabili. Diciamo che non ci siamo, Blady, non ci siamo, no. Certo che di gusto, insomma, sì, di proprio gusto, parliamone, perché cioè qui si va dalle camicie a quadri
tempo. Ah, questo li usavo negli anni 80. Cioè, Enzo, qui ma questo. Qui abbiamo dobbiamo metterci. Basta, basta, deciso. Lavoro. Cioè, questa è pensava. Che era la tuta? Oddio, che cosa? No! Sono dei pantaloni corti con dentro i pantaloni. Oddio, ma come va in giro? Come va in giro? Io dico! No, io neanche. Neanche voglio fare la spesa. Poi passa la voglia di mangiare a me, guarda, vedi tutta questa cosa! Lei, credevi fosse un maschio. Ma chi te l'ha detto? Questo è un crimine di moda! Alta moda! Tagliela! Aspetta, aspetta! Prepara gli occhi! Guarda, la piglio! Dimmi quando posso aprire. Ah, mamma mia! Cioè, 29 anni e vagina con queste scarpe! Ma no. Chi è? Ciao, baby! Noi siamo Enzo e Carla. Volevamo dirti che tu sei molto fashion, come noi. E ti volevamo dire ti voglio bene e sei molto fresh. E poi scansare le cose di là e tu vendi tante cose fresh. Tu le cuci e fai tanti vestiti belli come hai fatto quella a lavare. Carla si chiama. Carla. Gli auguri. Mandategli gli auguri. Auguri. Beh. Lorenzo, guarda, ho trovato anche il ventaglio intorno al mio vestiario. Io sono esausta. Cioè, questo ragazzo... Comunque. Povera Carla. Comunque. Viviamo i nostri mal di essenza. Ma... Sperando che servano a qualcosa. Speriamo, speriamo. Allora, Enzo, ma è che senza cosa? Guarda, io avremmo pensato a questa pashmina. Le serate sono perfette. Poi ora che arriva l'estate, copre, vedo, non vedo, e poi c'ha questi brillantini con la luce. Te lo immagini? Un gioco di luce e fai. E poi, detto tra noi, copre anche la sua pancia. Ah, sì, ho visto che già nel barbicino hai dato questo tocco, mi piace, ma poi anche il golfino, vedo, non vedo. Sì, sì, sì. E le bretelle, così tengo tutto. Poi questo verde, mamma mia. Ma per non parlare di pantaloncini, guarda, questo è il colore dell'anno, è il colore dell'estate. Quindi. Poi con quel giallo ci sta da favola. Bledi, questo è il tuo look della serata, ricordati. Ma tu cosa hai portato? Io, pronto, io sono andata incontro alla richiesta degli amici. Che si lamentavano sempre che Bledi non può alzare le mani. Lui è un tipo, l'abbiamo visto anche, che gesticola molto. Mamma mia, troppo. E gli amici si lamentavano perché appunto quando nel gesticolare si vede un po'. Un po'. Dei 9 mesi, insomma. Dei 9 mesi, un po' di pace. E allora io andando incontro a questa richiesta avrei pensato a un bellissimo bustino, pancera, chiamiamola come vogliamo, che lui, anche se ci sono 40 gradi, è calorosamente invitato a indossarla, sempre, mai più senza, la pancera. Enzo, cosa hai messo nella borsa? La cosa più importante, no. Perché per un caso così disperato c'è bisogno di una sola cosa. Oddio! Manco la Madonna, basta. Servono tutti i santi. Oh, Gesù! Pure Gesù Cristo serve! Tutti! Guarda! Profeti, tutti! E poi il gadget per eccellenza, che oggi va anche di moda. Il rosario. Quindi se certo. Lo può mettere, no? Bellissimo. Perfetto, perfetto. Così allora, 50 Ave Marie noi... forse gli basteranno. Al giorno, al giorno. Al giorno? Vabbè, giorno, certo, perché giorno. Qui veramente... Il caso disperato. Esatto. Allora, noi il nostro l'abbiamo fatto, lui farà il resto con tutti i suoi amichetti. Senti, Bledi, adesso tocca a te. E ora, questa serata è ora di vestirsi, direi, perfettamente.